Il salone rappresenta un'occasione per ballare di mare a 360 gradi. Tra i temi più dibattuti nelle conferenze, nelle tavole rotonde, quello della sostenibilità ambientale. Questo è il motore 12 cilindri MAN, dual fuel a idrogeno. Quindi quello qua esposto è una versione IMOTEP 3, quindi con i DSCR, sistemi di trattamento dei gas di scarico, e come vedete con la parte blu, prima è la parte che gestisce l'iniezione dell'idrogeno. Può lavorare quindi in modalità diesel o modalità dual fuel, quindi con sostituzione del carburante diesel, buona parte del carburante diesel da idrogeno. Si arriva fino all'80% di sostituzione, quindi abbatte la CO2 dell'equivalente di idrogeno che viene iniettato nel posto del gasolio. San Lorenzo, Fincantieri, Ferretti e molti altri. La bandiera della provincia spezzina è tenuta alta da tanti cantieri che rappresentano una vera eccellenza della nautica italiana. Siamo un'azienda spezzina e ci chiamiamo appunto Superficie, ci occupiamo di realizzare componenti nautiche custom per cantieri e armatori totalmente fatte in stampa 3D. Quest'anno presentiamo diverse innovazioni, tra cui alcuni elementi di grandi dimensioni che dimostrano che oggi la stampa 3D può realizzare componenti sempre più grandi, sempre più articolate, e dove l'integrazione tecnologica fa parte integrante dell'oggetto. Quindi possiamo andare a installare qualsiasi tipo di tecnologia all'interno di pezzi stampati e disegnati internamente, quindi la possibilità di cablarli senza alcun problema. Queste componenti poi possono subire delle lavorazioni per arrivare a un livello di finitura adeguato a quello che chiedono oggi i nostri clienti, ovvero i cantieri nautici, e possono essere installati senza alcun vincolo e problema, diciamo, legato all'ambiente marino. Quindi i nostri pezzi resistono al sale, resistono alle temperature, e allo stesso tempo rappresentano una grande opportunità per i cantieri che cercano sempre oggetti più complessi, che raccontano il loro progetto e che danno grado di libertà ai designer di esprimersi.